poteva mancare a riportarmi a Natale 2012? No! E guardate dove vi porto, al presepe vivente! Cari miei, vi sto portando in uno strepitoso presepe. Peccato che il biglietto è decisamente caro, 5 euro a persona. Gratis solo i bambini da 0 a 2 anni, il ridotto dai 3 anni ai 6 anni e poi gratis solo per i disabili. Dico, in un momento di crisi, 5 euro, dai. D'altronde Gesù è nato poverello e loro diventano ricconcelli. Ciccio, ce l'abbiamo? Che sega, eh? Si stanca? Ma sta facendo la culla al bambinello lei o no? Sì. La fa lei, ok. Quando finiscono? La culla al bambinello, fa serrandire. Non lo voglio su questi vini. La chiesa è una tantichia di portare a casa buca. Arrivederci. Ma dove va l'olio? E dove esce? Vabbè, questo si mette lì dentro, ma l'olio dove esce? Viene messo dentro un torchio, esce l'olio. Aha. E di cosa è fatta quella? Questo è l'olio, macinato. No, quel contenitore. Il materiale del contenitore, questo? Non lo so. Aha, metto sempre in difficoltà. Beccati. Magliavo. Zizzabara. Grazie. Beccati. Anche su. E siamo al presepe vivente di Custonaci, che è la 31esima edizione. Io onestamente non lo conoscevo, mi ci ha portato Sara, che saluto Sara, troppo bello. E niente, oltre appunto a visitare questo caratteristico presepe, in realtà i pastori, i personaggi, interpretano tutti i lavori antichi siciliani. Quindi non solo siamo dentro un presepe, ma siamo dentro la storia dei lavori tipici siciliani antichi. Bello, bello. Bello, bello, bello. Ma siete pastorelli veri? No, non sono. Non sei pastorelli? E che ci fai il presepe? Non sei pastorelli? Ciao, perché che bello! Dammi uno! Basta! Dammi uno! Dai, ci vai a pigliare! Grazie! Bastoso! Leo! Ma venire uno! Che bello! Volete fare la foto? Foto ragazzi, sono sul casetto! Facciamo il set fotografico. Ma voi lo conoscete a Gesù? Lo conoscete a Gesù? Certo! È il vostro villaggio. Amico mio. Chiaretta, vuoi fare la foto sul... La foto, la foto. Il tuo pare Pino è Gesù. La foto è la vuoi fare sul casetto? La foto sul carretto. Ah, guardate qua. Salutate pastorelli, qua che siete? Foto. Commercianti. Mercanti. Ah, chiaro. Ma non è sfruttamento del lavoro minorile. Eh? Non ho capito. Vai Chiaretta, vai. Vai Chiara. La foto sul carretto. Ma prende qua. Andiamo avanti. Quei mercanti. Vai foto. Mettetevi là. Chi c'è qua?
Ah! Abbio! Voglio sé! Dalle volte, giusto? Dai, guardate foto! È la foto sul carretto! E a Custonaci anche i bambini sono mercanti e i mercanti sono bambini, ma soprattutto sono talmente a suo agio che, come avete visto, ormai interagiscono con i visitatori. Ma continuiamo con la nostra visita, le vedrete di tutti i colori, belli, mestieri antichi e scene di vita quotidiana. Qui siamo in una specie di barbiere dove fanno merenda con pizza fredda, ma ne vedrete tanti altri. E soprattutto che carino e poesino, sembra davvero un presepe. A day or two ago I thought I'd... Guardate, stanno lavorando la lana. Guardate come si stirava. Stirano tutto quello che fa la zia Antonia. Guardate come si stirava. Che fanno i maiotti. Guardate i ferri, non è che si stirano le caldaie. Lì dentro si metteva il carbone. In quel ferro lì si metteva il carbone. E si stirava, hai visto? Poi lavoravano tutto il giorno a Maia e guardate la culla, quella lì è una culla, quella sopra il letto che si muove, è attaccata al piede della signorina, vedi? Lì dentro si mettevano i bimbi che dormivano per cullarli. Sei veramente un falegname tu nella vita reale? Sì, 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 c'è una falegnameria. Ah, che cosa carina. La colla che bella, adesso non le fai più la colla a caldo però, eh? Questa è proprio la colla a caldo antica. Come si faceva? Un tempo. A Roma si rompe un mobile, non te la giustano più, non ci sono più. Ma lei nella vita è uno scultore? Hai visto? E lui la faceva tutto il giorno. Sta facendo lavorare la pietra. Meglio la pietra dell'argilla, no? L'argilla è più morbida, è più facile. Oh, sì, quella è quella. Io preferisco la pietra. La pietra? La pietra è un'altra cosa. Ed ecco la Grotta Santa Siciliana. E giustamente al Gesù Bambino siciliano portano cassate, mandarini, limone e mandorle. Chiara da Roma, ti piace questo presepe? Sì! Tutto siciliano, ti piace? Sì! Ma secondo te Gesù Bambino se la mangiava la cassata, che gli hanno portato la cassata? C'era la cassata? Sì! Se la mangiava? Sì! Anche se è finto! Se la pappava, perché a quei tempi non esistevano ancora le cassate. E quindi? Che gli portano a fare la cassata dopo l'un anno? Adesso allora se la mangia! Gesù Bambino con la cassata, ma... Eccola! Ciao! Sì, sì! E qui fanno la ricotta salata. Primo sale, il formaggio. Ah, primo sale, non ricotta salata. Ma lei nella vita reale fa questo? No, no. Ah, ecco. Se vai a niente.
lei che fa? Questa è una giacca di pelle. La giacca di pelle, con la pelle di capra. Della pecorella. La pelle della pecorella. Della pecorella. E lei nella vita reale fa questo? Anche. Faceva. E bravi. Vediamo quest'ago che è particolare. Vedi. Vedi, questo è il filo. Mm-hmm. Vedi. Arrivederci. Ciao. Che emozione, immaginare Gesù bambino che nasce in Sicilia, tutti questi che fanno le cose all'antica, la pasta fresca, le case come erano una volta. Troppo bello, questo sì che è lo spirito del Natale. Signora, sta facendo il tombolo? Sì, il tombolo per tutti. Ma è difficilissimo! Tutto è difficile quando non si sa fare. Ma voi? Ma signora, di giovani che hanno volontà di imparare ci sono? O è un lavoro no, che. Ma ormai peccato. Dei nonni, sì? Ce l'hanno delle mamme, giù. Signora, ma nella vita reale lei fa la sarta? È il suo lavoro questo? Ah, visto. E complimenti. Grazie. E questo è il panorama mozzafiato che si vede dal presepe vivente, troppo bello. Che sta facendo? Fuggi patate. Ma cosa sta mangiando? E te su bambino si mangiava le patate bollite? No, chi non mangia? I pastorelli sì però. Patate bollite. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag. So. Grandi. Ancora no. A che ora cena? Ora è andato a prendere il mio tanto le patate. Ora e con le, solo con le patate cenate. Non vi fanno trovare poi una bella cena? Sì, il pane conciato. Il pane conciato. Ah, ora ci siamo. Oh, metta anche lui. Ma che fai? Che lavoro fai? Faccio la rotina, vai. È arrivato la rotina. Sì. Impariamo a cucina a gas. Ecco, dove sei? È qui. È andato ed è ritornato, però a noi questo? Ho fatto questo lavoro. E che lavoro è? Scarpellino. Ah, bene. Quindi costruisce tutta cosa con la pietra? Sì, un po' di tempo. 50 anni che faccio questo lavoro. Che bello. E ora che sta costruendo? È la vecchia lavatrice a mano. Ah, dove si lavano i vestiti? La vecchia lavatrice a mano. A pila. Allora tu sei Indesit. A pila. Indesit. A pila senza pila. Pieretta, ti è piaciuto il presepe vivente? Sì, mi è piaciuto questo. Cosa ti è piaciuto di però più di tutti? Però ho fame. Però ho fame. Cosa ti è piaciuto di più di tutti? Le caprette. Le caprette? Piccoline. E invece delle case? Delle lavori? Non sai decidere? Quelle che fanno le uova. Quelle che fanno le uova, le contadine. Vabbè, hai fame? Sì. E mo si va a mangiare. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell.
al presepe vivente non manca proprio niente, c'è anche il punto merendina, anzi il punto shop, perché malgrado i 5,5 euro di biglietto cada uno, neanche una merendina così in omaggio, niente, si compra tutto. Ma siccome abbiamo visto Gesù Bambino siciliano e lei è tutto bello, gnam, ma la pappo pure io, buonissima, c'era la cannella, ottima frittella. E allora che si fa? Si termina la gitarella acquistando dolcetti, frittelle e quant'altro, pane di casa cunzato buonissimo che io non ho potuto mangiare. Ma comunque sia, signori, che dire, buon Natale, magari il prossimo anno fate pagare di meno, così ci godiamo di più la festa. Auguri! Come hanno fatto a buttarla? Peccato. Poteva finire nelle nostre pancia.